ripasserei velocemente la parola perché so che hai degli impegni veramente stringenti. Ti voglio ringraziare a nome mio, a nome di tutti della direzione nazionale, del presidente che non riesce ad arrivare, in viaggio, di tutti i volontari che sono qui, perché per la grande disponibilità anche in questa occasione quando tu avevi altri impegni e altre situazioni, ci hai dedicato il tuo tempo. Grazie. Allora, intanto buongiorno, è un po' strano, cioè sono io che devo ringraziare voi, nel senso che insomma il mondo del volontariato, ma in particolare poi il mondo ANPAS, è un mondo che ci vede molto legati, c'è grande rispetto per le attività che vengono fatte e c'è veramente grande gratitudine rispetto alle azioni che vengono svolte. Viviamo momenti complessi, siamo ancora impegnati, stiamo uscendo, non so, da una delle emergenze forse più lunghe, più particolari, più difficili da gestire degli ultimi anni. ANPAS è sempre stato un punto di riferimento in questo senso. Con ANPAS abbiamo costruito dei percorsi che sono dei percorsi strutturati, quindi quando si parla poi della gestione, dell'emergenza, la prevenzione, eccetera, noi credo che possiamo dire che questi percorsi li abbiamo messi in piedi prima e credo che sia anche giusto rivendicarli nel senso positivo, nel senso propositivo. Non solo, ma questi percorsi non sono solo stati molto utili durante le attività operative, ma all'esito delle attività operative sono riconfermati, quindi significa che la direzione che avevamo immaginato è quella giusta. Mi piace molto sottolineare che in queste attività di formazione dei formatori c'è un po', no, il sapore dell'antico e il sapore dell'innovazione, quindi la parte delle categorie fragili, che in qualche modo è un ritorno un po' all'aspetto più sociale di ANPAS, e c'è l'aspetto di comunicazione, che è un aspetto, direi, veramente cruciale di questi ultimi periodi. Cioè noi non solo dobbiamo fare bene, ma c'è un tema di percezione di ciò che facciamo che è veramente complicato. 3.36 l'evento, alle 4 c'è stato il primo tweet di Palazzo Chigi. Non è una cosa banale, non è un vezzo per addetti ai lavori, è un messaggio, una comunicazione importante, chiara, istituzionale, di governo. Io credo che l'unico modo è quello di ragionare insieme, quindi francamente vi sono grato perché dedicate il vostro tempo, la vostra attività per gli altri, lo fate nella materia, come dire, di protezione civile e quindi sì, io sono disponibile, però fino a quanto poi il mio lavoro. Voi invece lo fate perché ci mettete la vostra disponibilità reale, vera, quotidiana, costante e continua, quindi io ringrazio voi.